ci troviamo a Marina di Ragusa insieme a Vincenzo Mormina, un uomo che nella sua vita ha fatto l'imprenditore edile e oggi è qui nella ristorazione. E ci racconterà la sua storia, una storia molto toccante. Vincenzo, iniziamo. Ciao a tutti, niente, sì, io volevo puntualizzare alcune cosette. Inizialmente sono nato come un muratore, come dicevi giusto tu. Poi ho imparato bene il mio mestiere, o perlomeno pensato sempre di fare le cose al meglio, come riesco a farle, per poi diplomarmi di geometra. Per la buon'anima di mio padre, gli ho dato almeno questa soddisfazione di vedermi diplomato. E poi alla fine rimanere senza lavoro a 40 anni e reinventarsi. E questa mia storia, sai perché mi piacerebbe raccontarla? Per dare un senso logico alla mia vita e poi per dare un input di positività alle persone che magari si trovano nella mia stessa identica situazione di perdere il lavoro a 40 anni e non capire e non sapere cosa fare, come disporre del proprio tempo o come mettersi in gioco nuovamente per dare un senso logico alla propria vita. E io incomincio a fare inizialmente il cameriere, perché non sapevo cucinare, non sapevo fare niente, cioè nel senso che ho un buon senso logico di come poter essere il mio primo cliente nel mio ristorante, quindi lavoro in questa direzione facendo un lavoro certosino, in quanto do un senso di tranquillità, di famiglia, di trovarsi a casa, che anche in un ristorante è importante. E inizio a fare appunto il cameriere, cerco di imparare quest'arte che non è da poco e ci riesco magari, sai, abbastanza bene. Chi è stato il tuo maestro? Ma diciamo che il maestro di vita è stato principalmente mio papà, perché ancora ad oggi, anche se non c'è più, traggo sempre dei buoni consigli anche diciamo, da varie situazioni che si vengono a creare nella nostra vita e poi da lì metto a fuoco ciò che mi ha insegnato. Quindi nei valori della famiglia, nei valori di avere la faccia sempre pulita, di metterci la faccia in ogni cosa che si faccia e di avere appunto una situazione di benessere un po' anche in noi stessi e trasmetterla agli altri. Questa è la cosa che più ci tengo a precisare. Dopodiché ho avuto dei bravi cuochi in cucina, non sto qui a nominarli perché non hanno bisogno neanche di farsi tanta pubblicità. E dopodiché ho visto che comunque al Delfino mancava il salto di qualità, ma non perché loro non fossero bravi, perché appunto partendo dal discorso che il primo cliente del mio ristorante sono io debba cucinare come se quella cosa me la sto mangiando io. E siccome dico sempre che voi quando venite a cenare o a pranzare i soldi me li date buoni, io inizialmente devo partire dal presupposto che devo farvi mangiare bene, se no non avrebbe senso. E quindi ce la sto mettendo tutta. Nel 2012, che questa la mia gestione comincia nel 2011. Nel 2012 il mio primo San Valentino, quindi 14 febbraio San Valentino 2012, rimango da solo in cucina con mia moglie che mi aiuta in questa. Come si chiama tua moglie? Mia moglie Rossella è la parte migliore della mia persona, quindi perché sono riuscito anche a maturare tantissimo prendendo tanto da lei, che è una grande donna. E quindi mi faccio il mio San Valentino da solo, insieme a lei appunto, quindi non abbiamo degli aiuti chef o degli chef sopra di noi a dirigerci tutto l'ambaradan e riesco quella sera ad avere una serata con 80 persone, quindi 40 coppie che hanno mangiato divinamente, sono state accompagnate da una dolce musica che allora facevamo un po' di piano bar. Ed è lì è nata poi la mia passione, in quanto proprio in quel momento ho pensato che cosa volevo fare da piccolo. Proprio ho avuto quell'input, quella cosa di dire ok, è questa la direzione che devo prendere, è in questa direzione che dobbiamo andare. Vincenzo, io so che sei tornato qui a Ragusa per tuo papà. Cos'è successo? Sì, mio papà era una persona molto attiva, iperattiva, come ti spiegavo la volta scorsa. E praticamente lui prese una brutta malattia che il nome è bellissimo, si chiama mielite. Uno sembra quasi che fosse qualcosa di dolce, invece chi conosce questa malattia è qualcosa di devastante. E lo portai per 2 anni, stette con me su a Milano, l'ho fatto vedere dai migliori professori, con la mia mamma poverina che ci seguiva in tutto e per tutto, anche perché non ci davamo per vinta appunto che questa malattia non avesse ancora oggi una cura. Però
Poi però cosa succede? Succede che io la perdita del lavoro, lui che sta male, da buon figlio maschio, l'unico figlio maschio perché ho solo una sorella, mi sono sentito in dovere di ritornare per stargli anche vicino. Quindi diciamo che il precursore del mio ritorno in Sicilia dopo tanti anni a Milano è stato appunto questo. Però una volta che si viene qui non è che poi si può stare qui a vivere con la pensione della mamma o del papà, bisogna darsi da fare, anche per dare un valore ai nostri figli e imparare che comunque nelle disgrazie bisogna sempre trovare una positività per poter andare avanti. E quindi da lì mi sono trasferito nuovamente a Santa Croce, che è il mio paesino d'origine, e da lì poi ho servito mio padre fino a che se ne andasse. E nel frattempo lavoravo qui ascoltando i suoi consigli, dandomi come potermi muovere in questo mondo di squali, per rimanere in tema di ristorante di pesci, perché oggi avere un cliente è difficilissimo, perderlo è facilissimo, quindi bisogna veramente lavorare in un modo molto certosino. Qual è il tuo piatto migliore, il tuo piatto di punta? Allora, il mio piatto migliore, quello che mi sono magari, devo dire, leggermente reinventato, no? Perché comunque sai che nella cucina gli ingredienti sono tanti, ma quando si assemblano non c'è mai una ricetta nostra, perché ci sarà stato sempre qualcuno prima di noi che l'ha già sperimentata, la puoi aggiustare, la puoi personalizzare, ma alla fine non sarà mai tua, perché sarà sempre della collettività. E il piatto alle triglie, io mi sono inventato con questa nuova rivisitazione della pasta alle sarde alla siciliana, quindi con uvetta, pinoli, finocchietto selvatico, sai, a Palermo si usa tantissimo e anche nella nostra provincia comunque è un piatto che va molto forte, però la sarda mi dava quel senso di lische, quel senso di non per discriminare o disprezzare, l'ho voluta personalizzare con la triglia e devo dire che è uno dei piatti forti del Delfino. E l'altro sono i risotti, da buon milanese, il risotto. Oggi infatti ti farò una prova di un risotto che è molto buono, semplice, perché c'è da dire che la mia cucina è di una semplicità unica, è una cucina che si può fare a casa, è una cucina che non ha grandi aspettative di chissà che cosa, sono degli ingredienti che trovi al supermercato, ingredienti che trovi nella tua dispensa, basta aprire la dispensa e li trovi, perché la vera cucina, quella casalinga, quella che veramente si faceva a casa una volta, non era quella che ci dovevamo inventare chissà che cosa, ma era quella di aprire la dispensa e far da mangiare, perché arrivavano i figli dalla campagna, arrivavano i figli dal mare, il marito era stanco, aveva bisogno di cenare per stare un po' in famiglia, perché forse oggi abbiamo perso un po' di questi valori, quello veramente di stare seduti tutti intorno a un tavolo e cenare o pranzare proprio come si faceva una volta. Il ristorante di Vince Mormina, quindi il Delfino, fa diversa beneficenza e quindi ci vuoi raccontare anche questa storia? Sì, diciamo che sono rimasto sensibilizzato da tante cosette, sai, quando stai 2 anni in un ospedale e vedi determinate situazioni, vedi famiglie magari che non hanno delle cose, le cose più semplici, che può essere per dire la pasta, no? Che è un ingrediente che si ritrova, lo ritrovi dappertutto. E allora io lì, come poter aiutare la collettività, ma senza farmi pubblicità, no? Rimanendo un po' nell'anonimato, no? Abbiamo fatto diverse raccolte di fondi, li abbiamo mandati ad Amatrice, abbiamo fatto con altre opere pie, abbiamo aiutato qualcuno, ogni tanto parto, vado a Milano, faccio parte di un'associazione in cui aiutiamo delle donne che hanno avuto degli abusi o che hanno delle problematiche anche con dei mariti che non hanno saputo carpire il meglio di una donna e hanno sempre lasciato che queste cose andassero per male vie, e quindi mi metto nel benefico, dico io, perché capisco e mi calo in tante situazioni che possono succedere nella vita comune. Cene sociali, pranzi? Anche, ci siamo inventati una formula per far sì che qualcuno mi venga a trovare e poi alla fine non paga, viene ospite nostro, proprio perché diamo la possibilità a chi oggi è pensionato con una pensione minima di 460 euro al mese, il ristorante rimane sempre uno dei sogni quasi inarrivabili, no? Invece noi gli diamo la possibilità di poter vivere questo sogno, ecco, perché i sogni, è bello vivere nei sogni, ma i sogni è bello quando si realizzano, no? Se no non avrebbe senso. Il tuo è stato un sogno che si è realizzato? Sì, è stato un sogno che si è realizzato e fondamentalmente
e come ti dicevo prima, forse noi abbiamo un'istituzione scolastica che ci fa prendere delle decisioni ai ragazzi troppo presto, ci fa prendere decisioni della vita quasi a 14 anni, e quando invece uno dovrebbe a 20 anni capire che cosa vuole fare nella vita, no? E quindi si seguono dei percorsi. Infatti io sono perito chimico, poi diplomato geometra e poi alla fine sono diventato cuoco. Però ti posso dire una cosa, questo trittico, che io dico sempre questo tris molto particolare, no? Dell'alchimia, della chimica, la perfezione della geometria, per poi l'alchimia appunto della cucina, ha portato a far sì che queste tre cose avessero un connubio perfetto nella mia persona per dare poi il massimo dell'espressività nella mia cucina. Quindi bagaglio culturale. Assolutamente sì, ogni cosa va fatta, ogni cosa è sempre un nostro bagaglio culturale. Bisogna capire poi nel bene e nel male di carpire, di fare le cose quanto al meglio le possiamo fare. Siamo nella cucina di Vince Mormina. Vince, perché questo nome, il Delfino? Allora, non ti nascondo che quando presi la gestione di questo locale il nome era diverso, eravamo orientati verso un altro nome, che te lo posso anche dire tranquillamente. Si doveva chiamare Faccio a Mare, perché proprio dà il senso di fronte al mare, quindi c'è quale nome è più appropriato. Poi ho riflettuto su diverse cose. Tanti locali hanno cambiato nome negli anni qui a Marina di Ragusa e forse anche nel resto d'Italia, però ci si ricorda sempre del nome della vecchia gestione, no? Quindi per far riferimento a un nome nuovo tu ti riallacci al vecchio nome. Allora, per quale motivo cambiare il nome del Delfino, in quanto è anche un pesce molto nobile, e poi in riferimento al mese di maggio del 1985 abbiamo avuto un avvistamento e uno spiaggiamento di un delfino in questa spiaggia proprio qua. Allora io facevo il banconista in questo locale, si chiamava Arcobaleno inizialmente, e quindi quale miglior nome da lasciare secondo me? Poi si è chiamato il Delfino, io ho voluto semplicemente aggiungere Da Vinci proprio per far capire che c'era quel cambio di marcia, c'era quella idea diversa di una ristorazione fatta in modo inappropriato. Sono andato mirato a fare proprio una cucina specializzata nel pesce, in modo che abbia anch'io i miei obiettivi raggiunti. Infatti oggi ti farò, guarda, faremo oggi una ricettina semplicissima di una... Spieghi i piatti, ci spieghi i piatti. Allora, andremo a scottare del pomodorino, che poi andremo ad assemblare con un risotto che ho già fatto brillare, che il risotto se no avrebbe dei tempi di cottura molto più lunghi. A casa lo si può fare tranquillamente. Noi andiamo a mettere un po' di olio, un po' di burro, lo si fa brillare, si porta una leggera scottatura, aggiungiamo un po' di acqua di cottura e poi andrò a fare aprire le cozze. Quindi oggi andremo a fare un risotto alle cozze e pomodorino. Perfetto, semplicissimo, buonissimo. Perfetto. Scusami, ti chiedo una cosa, io vedo del ghiaccio qui, sì. A cosa serve? Il ghiaccio mi serve praticamente perché dopo aver bollito il pomodorino e spellato, la pelle la useremo per fare decorazione, mentre il pomodoro riacquisterà la sua integrità, cioè si andrà a riassodare nuovamente perché verrà scottato tra il caldo e il ghiaccio e andrà nuovamente a rimanere molto duro. Chi ti ha insegnato questo? Guarda, sono delle tecniche che ho appreso sia da dei cuochi che erano stati qui con me, quindi devo dire che sono stato un ladro in questo perché ho rubato l'arte, l'ho messa da parte, come si dice, il detto non si smentisce, e poi delle cose che ho sperimentato io personalmente, man mano le ho provate sulla mia persona, sul mio personale, prima di farle assaggiare voi in sala. Quindi con l'acqua delle cozze che si andranno ad aprire, quindi l'acqua di cottura delle cozze che darà sapore al nostro piatto,
non metteremo sale perché il sale c'è già nella cozza e quindi sarà un piatto semplicissimo che a casa lo potete fare, guarda, in 20 minuti si può realizzare questo piatto. Allora, diamo il via al piatto. Allora, andiamo a fare questi piccoli taglietti nel pomodoro, guarda che ci serve per fare appunto togliere la pelle. Dopo aver fatto questa operazione li vado a mettere nel pentolino che bolle. Si va a togliere la pelle, guarda come rimane bello il pomodoro. Pulito, pulito. Pulito, pulito. Tu mi dirai perché questo l'ho lasciato così, poi vedrai. Questo è il nostro sole, quello che per me rappresenta mia moglie comunque, sai, perché nella nostra vita... Parlami un po' di tua moglie. Sì, mia moglie, guarda, io dico sempre che la rappresento come la luna nera, nel senso che quella parte della luna che non vedi mai, ma che c'è ed è importante che ci sia per la rotondità della luna, perché sennò non avrebbe senso, sarebbe un piatto, no? Sì. Quindi abbiamo questa parte della luna che non vedi mai, contrariamente a me che mi vedi sempre, perché come vedi io cerco sempre di mettermi in gioco, invece lei è la parte importante, la base di tutto questo ristorante, per poi far sì che abbiamo questi risultati. Per ogni uomo c'è sempre una grande donna. Esattamente, non si smentisce questa regola, io ne sono, guarda, l'esatta prova vivente di questo, veramente, veramente. Ok, ora andiamo a mettere un po' di olio e aglio, che io faccio praticamente una frantumazione dell'aglio in modo che così abbiamo solo il sapore, ma come vedi sembra che sia olio semplicissimo, invece è una base di olio e aglio. Lo porteremo un po'. Lo porteremo un po', vedi? Si sente ma non lo vedi. Lo porteremo a temperatura, un pochettino lo andiamo a scaldare. Andiamo a scaldare anche questo pomodorino che faremo a metà. Così. Perfetto, ora andiamo a mettere le cozze, così, andiamo a sfumare con un po' di vino e chiudiamo e aspettiamo l'apertura delle cozze. A questo punto mettiamo il nostro riso, già come ti dicevo brillato, con un po' di burro e un po' di olio. Lo portiamo a tavola? Cosa dici? Lo andiamo a assaggiare? Certo. Il nostro piatto si è concluso, la visita qui da Vince Mormina si è conclusa, e ringraziamo lo chef e facciamo i nostri saluti a Canale 74. Grazie a voi per lo spazio che mi avete dedicato, buona continuazione. Dove ci troviamo? Lo vogliamo dire ai nostri clienti? Assolutamente, ci troviamo a Marina di Ragusa, il Delfino da Vincenzo.